saranno più di 1000 i delegati alla 16ª Assemblea Nazionale dell'Azione Cattolica Italiana, chiamati ad eleggere il Consiglio Nazionale dell'Associazione per il triennio 2017-2020. Appuntamento a Roma da venerdì 28 aprile pomeriggio al 1 maggio mattina. Domenica 30 aprile, poi, un giovane tastierista andriese, Gianvito Pizzolo Russo, farà parte della band musicale che si esibirà davanti al Pontefice in piazza San Pietro. Questa mattina, invece, si è tenuto il secondo congresso internazionale sull'azione cattolica a cui ha partecipato Bergoglio. Sentiamo uno stralcio del suo messaggio nel servizio. Tuvo la missione di formare laicos che assumano la responsabilità nel mondo. Storicamente l'Azione Cattolica ha avuto la missione di formare laici che si assumessero la propria responsabilità nel mondo. Oggi in concreto è la formazione di discepoli missionari. Grazie per aver assunto decisamente la Evangelii Gaudium come Magna Carta. Il carisma dell'Azione Cattolica è il carisma della stessa Chiesa incarnata profondamente nell'oggi e nel qui di ogni Chiesa diocesana che discerne in contemplazione e con sguardo attento la vita del suo popolo e cerca nuovi cammini di evangelizzazione e di missione a partire dalle diverse realtà parrocchiali. Non è un progetto di proselitismo, no, perché iria contro l'Evangelio. No? E qui mi appropio delle parole di Benedetto XVI. No? Evangelizzare la Iglesia cresce. Non per proselitismo, sino per attrazione. Il Papa ricorda le parole anche di Benedetto XVI, che la Chiesa cresce non per proselitismo, ma per attrazione. Laico, consagrato, sacerdote, obispo, che todavía stanno giocando la baraja del proselitismo. No, per attrazione.